Benvenuti a tutti a un nuovo insegnamento, sempre su angeli, demoni ed esorcismo. Eh, spero che vi abbia incuriosito la prima parte di questo insegnamento. Ora continuiamo con una parte altrettanto interessante, forse ancora di più, che vi darà luce, credo, su quello che è l'argomento poi che tratteremo più a fondo, che sto trattando in questi giorni, che è appunto eh, relativo ai demoni, la demonizzazione delle persone. Voglio però esordire dicendo alcune cose, parlando ancora degli angeli decaduti di cui ho parlato nella trasmissione precedente. Voglio dire che ci sono due classi di angeli decaduti. E eh, questo lo posso dire con certezza perché la parola di Dio ci dice questa, questa cosa. La prima classe di angeli decaduti è quella relativa agli angeli che sono liberi con Satana nei luoghi celesti in prossimità della terra. Questi angeli saranno gettati sulla terra all'inizio della grande tribolazione, cioè dell'ultimo periodo eh, che diciamo... Equivale al tempo del regno dell'Anticristo, il periodo in cui l'Anticristo regnerà e in cui sarà Satana e i suoi angeli sono, saranno gettati sulla terra. Vi leggo questi versetti e poi vi leggerò quelli relativi all'altra categoria di angeli, cioè quelli che sono legati in catene eterne in antri tenebrosi, chiamati in greco è tartaro. Eh, angeli che si accoppiarono con donne prima e dopo il diluvio e sono stati i padri dei giganti. Di questo eh, leggeremo più a fondo e, e vi commenterò più a fondo eh, tra poco e quindi questo ci aiuterà a capire perché possiamo dire queste cose. Ci sono degli angeli che sono liberi nelle regioni celesti. Se qualcuno pensa che il diavolo sia come, come molti pensano no? nel, nel, nell'opinione, nel, nella mentalità comune, che, che il diavolo e i suoi angeli siano nell'inferno, con i forconi che eh, inforchettano i dannati. No? Questo è qualcosa che vi chiederei di cancellare dalla vostra memoria, perché questa non è la realtà dei fatti. Attualmente Satana non è nello stagno di fuoco a inforchettare i dannati insieme ai suoi angeli, ma purtroppo è ancora libero di operare il male eh, per un po' di tempo finché il Signore Gesù non tornerà, è ancora libero e il suo quartier generale è nelle regioni celesti, in prossimità della terra, insieme appunto ai principati e alle potestà. Questo lo troviamo scritto in Efesini 6.12, dove si legge che il nostro combattimento come cristiani è infatti non contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Quindi le forze della malvagità sono nei luoghi celesti. Non sta dicendo che hanno il loro quartier generale sulla Terra, anche se sulla Terra questi esseri agiscono direttamente ma attraverso soprattutto l'azione diciamo della fanteria se questi possono corrispondere all'aviazione all diciamo nel, nell'esercito la fanteria no, eh, è costituita diciamo dai demoni che agiscono principalmente sulla terra c'è un altro brano che vi voglio leggere ed è Apocalisse 12 versetti 7 e 8 e poi versetti 12 e 14 dove ci dice quello che accadrà tra un po' di tempo, quando ci sarà appunto la grande tribolazione, dice: Ci fu una battaglia nel cielo: Michele, l'arcangelo Michele, e i suoi angeli combatterono contro il dragone, e il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero. E per loro non ci fu più posto nel cielo. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato Diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Poi dice, è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio. Perciò dice: Rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi, guai a voi, o terra, o mare, perché il cielo, scusate, il diavolo è sceso verso di voi con gran furore sapendo di aver poco tempo. Quando il dragone si vide precipitato sulla terra, perseguitò la donna che aveva partorito, il figlio maschio. Ma alla donna furono date ali, le ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Allora, di cosa sta parlando qua la scrittura? È molto semplice: dice: Ci sarà una battaglia in cielo, dove l'arcangelo Michele, mandato da Dio, caccerà sulla terra, getterà sulla terra Satana e i suoi angeli. Come ho detto poco fa, Satana si trova nelle regioni celesti insieme agli angeli che lo hanno seguito nella ribellione. Ma alla fine di quest'età, quando mancherà poco tempo alla fine, ehm, sarà gettato sulla terra. Esattamente il tempo che viene stabilito è questo: dice: eh, quando il dragone sarà gettato sulla terra, dice passerà un tempo dei tempi e la metà di un tempo, che è un altro modo che la Bibbia ha di dire: 1260 giorni, cioè tre anni e mezzo. E la scrittura ci ripete più volte questa, eh, questi tempi per farci capire quanto sarà lunga la grande tribolazione. Sarà un tempo abbastanza lungo, ma non troppo, grazie a Dio. E, dice, a motivo degli eletti questa grande tribolazione durerà eh, un, diciamo un, per un numero di giorni eh, non, non lunghissimo, ma sarà già sufficiente a produrre eh, tantissimi eh, martiri perché molti cristiani molti figli di Dio moriranno di tutte le nazioni di tutte le tribù come dice l'Apocalisse quindi durante quel tempo durante questo tempo di grande persecuzione e di grande martirio da parte di molti cristiani eh, il maligno sarà gettato sulla terra e probabilmente sarà anche questo che provocherà lo scatenarsi di tutta la rabbia e il furore che il diavolo ha già adesso, ma che avrà ancora, eh, ancora di più in quel tempo, perché il diavolo saprà in quel tempo che la sua fine ormai è vicina. Quando Gesù ritornerà, la parola di Dio dice che prenderà Satana e i suoi e saranno gettati per mille anni in un luogo chiamato abisso. È un luogo, una prigione, è un luogo di prigionia per mille anni. Poi si dice che alla fine dei mille anni uscirà, sedurrà le nazioni, insomma è una cosa un po' lunga, non voglio soffermarmi qui in questo momento, ma alla fine poi verrà preso e gettato nello stagno di fuoco dove non, porrà, non potrà più rovinare la vita a nessuno, non potrà più tormentare. E quindi eh, il destino ehm, che è stato programmato per lui, perché Dio ha già decretato il giudizio su Satana, ma ancora non l'ha compiuto, finalmente si compirà e verrà tolto di scena il nemico eh, numero uno dei credenti. Eh, e quindi questa è un po' la realtà. Eh, sapete, eh, qui è scritto che l'arcangelo Michele sarà lo strumento di Dio per cacciare sulla terra, gettare sulla terra Satana e i suoi angeli, come vi ho detto. Sapete che cosa significa il termine... Michele in ebraico, da cui deriva Michele, che diciamo, è Michael italianizzato. Il termine Michele, la parola Michele, significa letteralmente, chi è come Dio? Con l'interrogativo proprio. Chi è come Dio? Allora, voi immaginate, il diavolo in Isaia 14 dice alcune cose: Io, io salirò. Mi siederò al posto di Dio, io sarò simile all'Altissimo, io, io sarò, farò questo. Quindi viene descritta la ribellione nel capitolo 14 di Isaia. Dio risponde con un angelo alla fine dei tempi, prima appunto del ritorno del Messia di Cristo, della seconda venuta, gli manda un angelo il cui nome significa chi è come Dio? Mi capite? Il diavolo dice io sarò simile all'Altissimo. E Dio gli manda un angelo. <ride> Immaginatevela questa scena: manda questo angelo il cui nome significa chi è come Dio? Come tu? Piccolo verme, dice vuoi essere simile all'Altissimo? E io ti mando un angelo il cui nome significa Chi è come Dio? E la mia risposta: Chi è come Dio? Dio è un grande saggio, un grande sapiente, ma è anche un grande umorista. Io sono per l'umorismo di Dio perché Dio ride dei suoi nemici e risponde con un angelo a questa affermazione del diavolo e dice chi è come Dio, chi sei tu piccolo verme, volevi essere come me, vuoi essere come me? Ma chi, è, può, chi può essere come me? Questa è la risposta di Dio, ironicamente, sarcasticamente, verso questa creatura ribelle. Bello, mi piace molto questa cosa qua che il Signore mi ha fatto vedere un giorno, mi ha rivelato mentre leggevo la sua parola. Ehm, poi c'è l'altra categoria di angeli, quindi questi sono gli angeli che sono ancora liberi con Satana e sono nelle regioni celesti, intorno a noi, in prossimità della terra. Poi ci sono quelli che sono legati nelle tenebre, in catene di tenebre, in un luogo che la scrittura chiama tartaro. Non ha niente a che fare con il tartaro dei denti, quindi è un luogo chiamato così con lo stesso nome. È una prigione, no? E sentite cosa dice di questa prigione il buon Pietro l'apostolo nella sua seconda lettera al capitolo 2 al versetto 4. Dice: "Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li cacciò nel tartaro, tenendoli in catene di tenebre infernali per esservi custoditi per il giudizio" e poi va avanti nel suo discorso, ma mi interessava questo versetto, ci sono degli angeli che sono incatenati in catene di tenebre infernali per essere custoditi per il giudizio, cioè loro aspettano già legati, sono impossibilitati di fare qualsiasi cosa. L'Apostolo Giuda, al versetto 6, nella sua lettera che contiene in tutto 24 versetti, cita dal libro di Enoch che vedremo insieme più avanti, ha una discreta importanza nel comprendere anche chi sono questi demoni. Dice, egli, cioè Dio, ha pure custodito nelle tenebre, in catene eterne, per il gran giorno del giudizio, gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Questo versetto di Giuda è esattamente lo stesso versetto che viene citato da Pietro. Ora approfondiremo... Questo, questo studio e per capire meglio chi sono questi angeli che sono già in catene eterne e perché sono stati gettati lì, sono chiaramente di una categoria differente da quella degli angeli che sono liberi nelle, in prossimità della terra nelle, e sono nelle, nei luoghi celesti, ora vedremo appunto che tipo di esseri sono e questo approfondimento eh, ci farà scoprire anche l'origine dei demoni. Quindi adesso lanciamoci in questo insegnamento relativo all'origine dei demoni, che io ho fatto un po' di anni fa e non ancora questa immagine, <ride> la mettiamo dopo. Eh, eh, vi, vi dirò eh, alcune cose che voi siete liberi di accogliere o meno, insomma, vi, vi dirò le tre teorie che ci sono riguardo l'origine dei demoni, che io trovo molto interessanti, che ci aiutano a porre una base per tutto quello che dirò in questi giorni, che ho già detto anche ieri sera come primo incontro, primo insegnamento, ma che dirò ancora questa sera quando ci sarà l'incontro nella comunità del pastore. Ehm, Degli, degli, eh, il pastore legato appunto Cataldo, del, legato agli studi televisivi eh, sul canale 245 e poi sul canale satellitare. ok um, Vediamo l'origine dei demoni. Intanto i demoni, secondo la cultura classica gre, greca, la, la letteratura greca, erano degli esseri, dei, 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 degli dei, minori o dei, semidei ed erano considerati buoni, e li venivano chiamati agatodemoni, oppure cattivi, cacodemoni. Già il nome cacodemoni è tutto un programma, ma quindi c'erano secondo loro dei demoni buoni e dei demoni cattivi. E troviamo questa nella letteratura classica, no? Platone nel simposio, per esempio, dice che i demoni, i daimon, sono esseri soprannaturali buoni e benevolenti, che stanno tra i mortali e gli dei delle divinità minori, fantasmi di eroi morti. Addirittura Platone, nell'apologia eh, nell di Socrate, dice che il filosofo Socrate aveva un daimonion, cioè un demone, che influenzava le sue azioni dall'infanzia quindi gli suggeriva le cose che doveva fare. Quindi per i greci i demoni erano degli dei minori, c'erano gli dèi, quindi Paragonabili ai principati, alle potestà, ai dominatori di questo mondo, no? che dominavano su degli dei minori chiamati demoni. Ok, questa è un po' la visione del mondo antico, ma questa non è la visione biblica della, di questi esseri. Eh, noi sappiamo che ci sono degli angeli che operano nelle regioni celesti e possono anche scendere sulla Terra, ma sono principalmente collaboratori di Satana e agiscono nella sfera invisibile celeste, nelle regioni celesti. E sulla Terra principalmente operano dei demoni. Allora, vediamo le tre diverse teorie o convinzioni che ci sono nel mondo cristiano riguardo a questi esseri. Allora, la più comune conclusione che traggono i credenti o gli insegnanti che credono in questa... Teoria, eh, che alcuni danno, la danno anche per certa, cioè dicono così e così, punto e basta. Questa teoria dice che i demoni sono semplicemente degli angeli decaduti che dopo la loro ribellione si sono trasformati in esseri mostruosi che possono entrare addirittura nelle persone, possono influenzarle, farle stare male, addirittura eh, portarle anche alla morte. Allora, gli angeli ribelli sono prevalentemente, abbiamo detto, nella sfera celeste, o agiscono nella sfera celeste. Così abbiamo letto dalla, eh, in Efesini 6 quello che dice l'Apostolo Paolo. La nostra lotta è contro principati, potestà che sono nelle regioni celesti, quindi la loro sede principale è quella, lì agiscono, lì influenzano ehm, diciamo, la, la Terra in qualche modo e sulla Terra invece troviamo degli altri esseri. Um, Luca 11,24, quindi è Gesù che parla, ci dice qualcosa in relazione ai demoni. Dice, quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo. Da qui capiamo qualcosa di più. Cioè i demoni, il loro habitat, l'habitat dei demoni, non è il cielo, ma la terra. E quando vengono cacciati da una persona, scacciati nel nome di Gesù, escono da questa persona e dice che vagano in luoghi aridi, deserti. Non c'è scritto che salgono al cielo, come invece potremmo aspettarci, perché se, se, gli angeli, se, se, scusate, se i demoni fossero angeli, il luogo per loro ideale sarebbe il cielo, le regioni celesti, tornerebbero diciamo, dal, loro, dal loro capo. Gli angeli ribelli hanno, per così dire, un corpo spirituale anche se invisibile, ma hanno eh, diciamo un corpo spirituale e non cercano di entrare in corpi umani per abitarvi, per dimorarvi, mentre invece i demoni cercano un corpo umano, desiderano entrare in un corpo umano. Quando lo spirito immondo esce da un uomo, dice Matteo 12, 43, 45, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova, allora dice: Tornerò nella mia casa da dove sono uscito. E quando ci arriva la trova vuota e spazzata e adorna. Allora va e prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui, i quali entrati, vi prendono dimora e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Quindi il demone considera il corpo dal quale è uscito la sua casa. Perciò, quando esce, dopo, essere, dopo aver vagato in luoghi aridi, cerca. Di ritornare nella casa, cioè nel corpo da cui è stato scacciato, oppure se la casa, se quel corpo non è, non è più abitabile perché è stato riempito della presenza di Dio, è stato riempito della parola di Dio perché quella persona si è veramente convertita al Signore e quindi ha reso impossibile il rientro, cercherà un altro corpo da abitare. Nella scrittura troviamo degli esempi, eh, c'è scritto in uno di questi brani, in Luca 22.3, che Satana entrò in Giuda e sembra contraddire quello che sto dicendo, cioè che eh, gli angeli non possano entrare nei corpi delle persone. Dice ma se Satana è entrato in Giuda vuol dire che allora un angelo è entrato dentro un corpo umano. Però vorrei tra poco farvi riflettere su alcune cose. Io personalmente credo che uno spirito immondo Satan eh, vuol dire nemico di Dio e Satan è anche un nome, diciamo, che comprende tutti gli spiriti che sono alleati con Satana. Quindi i demoni possono anche essere definiti Satana, ma non sono Satana l'essere personale, sono alleati a Satana e quindi sono accomunati a lui. E, e quindi a volte troviamo questa espressione. Infatti, ehm, Infatti vediamo per esempio in Luca 13:11 dove Gesù parla di, una, Luca parla di una donna che da 18 anni aveva uno spirito che la rendeva inferma ed era tutta curva e assolutamente incapace di raddrizzarsi. Quindi qui era uno spirito che rendeva inferma questa donna, però qualche versetto dopo, al versetto 16, leggiamo che Gesù dice Satana aveva tenuto legata per ben 18 anni questa donna. Satana aveva tenuto legata. Come l'aveva tenuta legata? Attraverso uno spirito di infermità che era entrato in quella donna. Quindi, certo, era Satana che agiva nella vita di quella donna, ma non era lui personalmente, lui non si scomoda, cioè lui è, è sul suo trono eh, nei, nei cieli che governa la terra insieme ai principati e alle potestà angeliche, eh, ribelli. Ma sulla terra agiscono degli spiriti che si possono ben nominare Satana, ma non sono il Satana personale seduto nelle regioni celesti nel suo quartier generale. Quindi c'è una relazione tra gli spiriti demoniaci e Satana. Per questo qui si dice anche Satana entrò in Giuda. Sì, entrò in Giuda nel senso che uno spirito che rappresentava Satana perché era lì con lo scopo di. Compiere questa quest'opera no? di entrare dentro Giuda e per poi andare a tradire, a tra, a tradire Gesù. Quindi la, lo spirito di infermità agiva sotto l'autorità e la direzione di Satana e la sua attività è stata da Gesù attribuita proprio a Satana stesso, anche se non era lui direttamente responsabile eh, di quella malattia. quindi ehm, Un'altra cosa che possiamo vedere, per esempio, nella Scrittura è che Dio manda a sciogliere quattro angeli che sono legati presso il fiume Eufrate, Atti 19, 13, 15. Vedete, dice degli angeli che sono legati, non sta parlando di demoni. Nel cielo ci sarà una battaglia, l'abbiamo poco fa o abbiamo letto i versetti nell'Apocalisse Apocalisse 12, questa battaglia nel cielo tra, gli, tra Michele e i suoi angeli e Satana con i suoi angeli. Non si parla di una lotta tra angeli e demoni, no? perché eh, potremmo aspettarci una cosa del genere. Dice, ma se eh, Matteo era con i suoi angeli, quindi fedeli, e ribelli, eh, fedeli contro gli angeli ribelli, eh, ma se gli angeli ribelli sono diventati demoni, allora ci saremmo aspettati il termine demoni in riferimento a quelli, agli angeli che hanno seguito Satana. Invece si parla di angeli contro angeli. Quindi gli angeli rimangono angeli dopo la caduta. Ma c'è una categoria nuova di esseri, i demoni appunto, che dobbiamo scoprire eh, da dove saltano fuori. Abbiamo anche un altro brano in Apocalisse 16, 13, 14 che ci fa capire che gli angeli non sono demoni, dove dice, e vidi uscire dalla bocca del dragone, e qui è Satana, da quella della bestia, cioè dall'anticristo, e da quella del falso profeta, tre spiriti immondi, cioè tre demoni simili a rane. Essi sono spiriti di demoni, capaci di compiere dei miracoli. Essi vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente. Allora, l'immagine è questa. Abbiamo il dragone Satana e abbiamo l'anticristo e il falso profeta. Da, dalla bocca di questi tre, quindi dalla bocca anche del, del, um, del cherubino Satana, del cherubino decaduto Satana, esce un demone, uno spirito demoniaco, una, un altro spirito esce dalla bocca dell'anticristo che sarà un uomo, che sarà un politico, eh, e un altro demone uscirà dalla bocca del, dello del falso profeta, che sarà un uomo, che appunto sarà un falso profeta, un uomo di miracoli. Quindi tre spiriti e uno di questi uscirà dalla bocca del cherubino Satana. Se lui era un angelo di una categoria eh, tra le più elevate, no? qui vediamo... Che l'angelo non è diventato un demone, ma dalla bocca dell'angelo decaduto Satana, Lucifero decaduto che è diventato Satana, da quella bocca esce uno spirito demoniaco. Capite? Quindi capiamo esattamente che Satana è una realtà personale, angelica, ma poi ci sono degli esseri spirituali di diverso genere che sono i demoni e da lui possono uscire, dalla sua bocca diciamo possono uscire. Quindi lì capiamo che sono due esseri distinti, gli angeli e i demoni sono esseri distinti tra loro. Questa è la prima teoria, quindi, eh, quindi eh, io non sono per niente d'accordo che, quello che dicono appunto molti, che eh, gli angeli si siano trasformati in demoni e quindi quelli che noi chiamiamo demoni non sono nient'altro che gli angeli decaduti che si sono trasformati. La seconda teoria invece dice questo, che i demoni sarebbero gli spiriti degli uomini vissuti in un'età preadamitica, che si sarebbero uniti alla ribellione di Lucifero. Per questo essi sarebbero caduti sotto il giudizio di Dio. Cosa, di cosa stiamo parlando qua? Dice, ma come? Spiriti di uomini, uomini vissuti in un'età preadamitica. Questa teoria... Che è definita anche la teoria ricreazionista, detta anche eh, gap theory. La gap, gap theory, gap vuol dire intervallo di tempo, lacuna, vuol dire, vuol dire eh, vuoto, ma soprattutto, appunto, prendiamola come intervallo di tempo in questo caso. Che cosa dice questa teoria? È una teoria che è sorta nel 1800 eh, da un certo Thomas Chalmers da un certo Pember che poi è elaborata e diventata poi nota attraverso Chalmers. Questa teoria dice che tra il versetto 1 della Genesi e il versetto 2 ehm, è, è successo qualcosa. Il primo versetto dice nel principio che Dio creò il cielo e la terra. E il versetto 2 dice nella traduzione originale, dice la terra era in forma vuota. I ricreazionisti, quelli seguaci della Gap Theory, insegnano invece che c'è un verbo diverso. La terra non era, ma va tradotto: in quel caso lì, divenne in forma vuota, perché dietro a questo verbo divenne c'è tutta la loro interpretazione, a mio avviso falsa, sbagliata, eh, proprio perché va eh, eh, fuori dal dalla grammatica greca, da, scusate, dalla grammatica ebraica e nessun ebreo ha mai insegnato che in quel caso il verbo eh, deve diventare divenne, il verbo essere eh, che aia no, eh, vada tradotto divenne comunque loro affermano che nel primo versetto Dio ha creato tutte le cose, il cielo, la terra e anche gli uomini uomini che sono vissuti chiaramente in una secondo questa teoria, in un periodo pre-adamitico, quindi Adamo non era stato ancora creato, neanche Eva, ma in quel primo versetto c'era tutta la creazione perfetta e eh, nel versetto 2 invece la terra divenne in forma vuota. Cosa accade? Cosa Perché la terra divenne in forma vuota? Perché fu trasformata in questa maniera, dicono loro, seguendo appunto questa loro eh, sbagliata interpretazione determinata da un errore grammaticale piuttosto grave ehm, dicono tra il primo e il secondo versetto c'è stata la ribellione di Satana Satana ha, ha portato l'umanità di quel tempo quella umanità pre in uno stato di ribellione cioè li ha fatti peccare come c'è scritto che fece peccare Adamo quindi peccarono e Dio giudicò quella generazione di uomini insieme al maligno e eh, Dio praticamente giudicò quella generazione in una sorta di, di diluvio che ci fu prima del diluvio di Noè e quindi punì quella generazione, distrusse tutta quella generazione e nessuno si salvò. Allora dal versetto 2 in poi ci fu la ricreazione, quindi tutto ciò che leggiamo dal versetto 2 fino alla fine del capitolo ha a che fare con l'opera di Dio che ricrea No? Il primo giorno, secondo loro, Dio ha creato questo. Il secondo giorno, il primo giorno, il secondo giorno, il terzo giorno, crea quello, quell'altro. Ok, Dio in quei versetti sta solo ricreando ciò che esisteva già fino a ricreare l'uomo, poi il, il sesto giorno, ma questa è la loro versione, la versione di quelli che seguono la Gap Theory che ha influenzato tantissimi. Credenti negli Stati Uniti in modo particolare e anche diversi predicatori che magari avete visto anche predicare sulle varie televisioni cristiane in Italia. Allora, questa è una dottrina che non è sostenibile biblicamente proprio perché va fuori dai canoni della grammatica ebraica. Quindi, nessun ebreo potrebbe mai confermare, nessuno studioso ebreo potrebbe mai sostenere che il termine, che il verbo era vada tradotto in quel caso lì non con era ma con divenne. Quindi è un errore di traduzione, è una fantasiosa conclusione una, ehm, che ha dato origine a una fantomatica razza preadamitica, ma che non è sostenibile biblicamente. Quindi questa è la seconda teoria. La terza teoria, che personalmente io appoggio e vi spiegherò poi le ragioni, è una teoria che può sembrare altrettanto fantastica, ma è molto meno fantastica di quello che, che eh, in realtà eh, che posso, che possiamo supporre sentendo poi quello che, che significa. E qual è questa teoria? Che i demoni sarebbero gli spiriti dei giganti, cioè della progenie degli angeli e delle figlie degli uomini che si unirono nel tempo de, poco prima del diluvio e dopo il diluvio. Vedo già gli occhi sbarrati di qualcuno, mi sembra di dire, dice, ma che sta dicendo questo? Questa è un'eresia, ma dove sta, dove, dove sta scritto tutto ciò? Bene, partiamo da quello che è scritto nella parola di Dio. Genesi capitolo 6, versetto 1 fino al 4. «Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Il Signore disse, lo Spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni dureranno quindi, quindi 120 anni». In quel tempo c'erano sulla terra i giganti e ci furono anche in seguito, quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti che, fin dai tempi antichi, sono stati famosi. Allora, qui si parla di giganti che erano presenti prima del diluvio e anche dopo il diluvio. Di cosa stiamo parlando? Allora. C'è un libro che è considerato un libro apocrifo, cioè un libro che non è contenuto nel canone biblico, ma che attualmente non è riconosciuto e ispirato. Capirete dopo perché dico attualmente? Questo libro è il libro di Enoch, colui che sarebbe vissuto al tempo di Adamo, sarebbe stato il settimo dopo Adamo, di cui si parla anche nella lettera di Giuda. E questo libro. Parla, parla principalmente ed è, diciamo, è proprio veramente il contenuto del libro globale, non ci sono in effetti altre cose che questo libro insegna, se non la storia di 200 angeli cape, capeggiati da un certo angelo che si chiama Semiazza, questi angeli vengono definiti veglianti, e questi angeli si sarebbero accoppiati con donne, sarebbero scesi sulla terra e si sarebbero accoppiati con donne. Dice, accade che, questo libro, è Enoch 6, versetto 1 e 2, questi, ehm, dice, da che aumentarono i figli degli uomini che in, quei tempi, che in quei tempi nacquero ad essi ragazze belle di aspetto e gli angeli, figli del cielo, le videro, se ne innamorarono e dissero tra loro, venite, scegliamoci delle donne tra i figli degli uomini e generiamoci dei figli. A questi angeli Enoch da, eh, attribuisce l'origine di tutte le arti occulte, dell'astrologia e di tutto quello che chiamiamo occultismo. Infatti sempre in Enoch al capitolo 8 dice che questi angeli insegnarono a queste donne con le quali ebbero questi figli incantesimi e magie, e mostrarono loro il taglio delle piante e delle radici. Poi a un certo punto dice in un altro, in un altro versetto, dice e istruì uno di questi angeli istruì tutti gli incantatori, i tagliatori di radici Armaros insegnò la soluzione degli incantesimi Barakal istruì gli astrologi, Kobabel insegnò i segni degli astri, Temel insegnò l'astrologia Asradel insegnò il corso della luna quindi questi angeli, e qui avremo alcuni nomi eh, sono elencati alcuni nomi, avrebbero istruito gli uomini di quel tempo in questo modo ora L'espressione i figli di Dio, no? quelli che appunto ebbero questo, questi accoppiamenti con le figlie degli uomini, è in ebraico bne Elohim, Elohim" figli di Dio. Questo termine, eh, figli di Dio, nell'Antico Testamento, specialmente lo, lo riscontriamo nel libro di Giobbe, Giobbe al capitolo 1, versetto 6, Giobbe capitolo 2, versetto 1, Giobbe 38, versetto 7, questi figli di Dio non sono altri che gli angeli di Dio. Questa terminologia nell'Antico Testamento, eh, termini, il termine figli di Dio, non era eh, attribuito a uomini come nel Nuovo Testamento, uomini che hanno creduto nel Signore Gesù. No? Nel Nuovo Testamento leggiamo che tutti quelli che hanno creduto nel Signore Gesù, Dio ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Nell'Antico Testamento questo termine era riferito totalmente a agli angeli. Infatti in Giobbe dice, un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana venne anche egli in mezzo loro. Un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana venne in mezzo loro a loro e lo ripete in un altro versetto uguale e dice in un altro versetto, al versetto trent, capitolo 38, versetto 7, su che cosa furono poggiate le sue fondamenta, le fondamenta della terra, chi ne pose la pietra angolare quando le stelle del mattino cantavano tutti assieme, e tutti i figli di Dio alzavano grida di gioia, cioè qui descrive la creazione, mentre Dio creava la terra, i figli di Dio, che in quel tempo erano gli angeli, lodavano Dio mentre Lui operava meraviglie, creando, dando vita dal nulla alla terra e a tutto il, il creato. Um, questo termine Bnei Elohim è stato tradotto nella traduzione dei 70, che è la traduzione greca dell'ebraico, è stato tradotto come angeloi ehm, toteo, cioè angeli di Dio, è stato tradotto direttamente. Non hanno tradotto figli di Dio, ma hanno tradotto direttamente angeli di Dio. Quindi, nella traduzione greca dei 70, noi abbiamo mh, questa espressione. Avvenne che gli angeli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e le presero per mogli. Capite? Quindi eh, il termine giganti invece è in ebraico nefilim, nefilim vuol dire i caduti o decaduti. E quindi questo ci lascia intendere questo legame che ci fu tra gli angeli che erano degli angeli che sono decaduti, cioè sono venuti meno alla loro chiamata e si sono uniti, accoppiati con delle donne e hanno dato origine a una razza nuova che Dio non aveva eh, voluto creare, che Dio non, ha, non aveva intenzione di creare. Allora vediamo adesso due versetti che ho già citato all'inizio, sono i versetti di Pietro e di Giuda, perché questi sono versetti chiave per capire questo argomento che sto trattando. Primo versetto, 2 Pietro, eh, seconda lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 4. «Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabisso confinandoli in altri tenebrosi per esservi custoditi per il giudizio, Giuda 6 dice, e li ha pure custodito nelle tenebre e in catene eterne per il gran giorno del giudizio, gli angeli che non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora». Ok. Sono due versetti questi di, Giacomo, di Giuda e di Pietro che sono nel libro di Enoch. Cioè Pietro e Giuda, due apostoli, qui chiaramente non è il Giuda il traditore ma l'altro che faceva parte dei dodici, questi due apostoli hanno estrapolato due versetti dal libro di Enoch e li hanno inseriti nelle loro lettere per descrivere qualche cosa. Che cosa hanno descritto? Hanno descritto esattamente quello che il libro di Enoch tratta e che Genesi, eh, abbiamo letto, ci indica, cioè che degli esseri di una natura diversa da quella umana, cioè degli angeli, si sono uniti a donne, hanno lasciato la loro dimora, cioè hanno, di hanno lasciato la sfera celeste, hanno oltrepassato i confini della loro razza, della loro specie, cioè la loro dignità e si sono uniti carnalmente, assumendo dei corpi umani, si sono uniti carnalmente a delle donne. Quindi hanno commesso che cosa? Un peccato contro natura, contro la loro natura. Dio non aveva ordinato loro di farlo. C'è una separazione tra gli angeli e gli uomini che doveva essere rispettata. Quindi loro non hanno rispettato i limiti della loro natura e sono scesi sulla terra e si sono accoppiati con esseri di un'altra natura per questo viene il, loro, il loro peccato viene definito come un peccato contro la natura nel versetto successivo al 6 cioè nel versetto 7 dove appunto abbiamo letto che questi angeli che sono tuttora in questo luogo chiamato Tartaro, un luogo di prigionia in attesa del giudizio finale eh, appunto Giuda scrive Sodoma e Gomorra, le città e le città vicine si abbandonarono come loro, cioè si abbandonarono come questi angeli e come gli uomini empi del versetto 4 che viene descritto precedentemente, si abbandonarono alla fornicazione e ai vizi contro natura. Vedete, Giuda è coerente in quello che sta dicendo, dice il peccato di questi angeli è lo stesso tipo di peccato che commisero Sodoma e Gomorra e le città vicine. Ed è lo stesso tipo di peccato che commisero degli uomini empi di cui lui parla nei versetti precedenti. E quale fu il peccato contro natura? È un peccato simile a quello di Sodoma e Gomorra, perché l'omosessualità, la sodomia, Dio la considera come un peccato. Dio ama i sodomiti, ama gli omosessuali, ma non ama la sodomia, non ama l'omosessualità, perché sono peccato ai suoi occhi, sono vizi. Contro natura, peccati contro natura e, di, e il peccato di quegli angeli fu un peccato simile a quello degli abitanti di Sodoma e Gomorra, quindi un peccato contro la loro natura. Gli angeli non potevano accoppiarsi con donne, cioè figlie di uomini, quindi esseri di un'altra natura diversa da quella degli angeli. So, già che qual è la domanda che sorge nel cuore di molti di voi che ci ascoltano in questo momento. La domanda è ma come possono degli angeli eh, accoppiarsi, visto che hanno un corpo spirituale ma non è un corpo fisico, quindi come possono avere relazioni sessuali con delle donne? No, dato poi che è anche scritto, dirà alcuno, gli angeli non si sposano, no? l'ha detto Gesù, eh, ma eh, dice come, come noi abbiamo i corpi, i corpi che eh, poi un giorno risusciteranno e non ci sposeremo con quei corpi, ecco gli angeli hanno corpi eh, simili, diciamo corpi che non richiedono necessariamente la, la, appunto, la sessualità, loro non si sposano, gli angeli non, non si sposano, quella è la condizione normale, cioè Dio non voleva che gli angeli si accoppiassero con esseri di un'altra natura, quella la loro, era la loro condizione normale, ma qui abbiamo a che fare con degli angeli che hanno abbandonato la loro dimora celeste, quindi hanno peccato, e hanno fatto qualcosa che Dio non voleva e hanno creato e sono diventati, diciamo, i padri di una razza nuova, una razza ibrida, ok? La razza dei giganti. Se vuoi puoi mettere anche magari quell'immagine blu, ecco, qui nacquero i giganti, così avete un'idea più chiara, più schematica di quello che sto dicendo, ok? Quindi, ecco, puoi anche toglierla adesso che tanto era solo per per sintetizzare in modo visivo per i nostri telespettatori quello che sta, quello, il concetto che sto seguendo. Dove troviamo nella scrittura che degli angeli hanno assunto corpi umani? La troviamo. Genesi 18, versetto 18, Abramo e Sara sono, hanno ricevuto la visita, ricevettero la visita del Signore stesso. Con due angeli, gli stessi angeli che poi il Signore mandò a Sodoma per andare a recuperare e a salvare il giusto Lot con i suoi familiari. C'è scritto che andarono da eh, Abramo e da Sara, e che mangiarono carne di vitello, focacce e latte. Quindi avevano dei corpi fisici, così come il Signore, come ci fu questa manifestazione del Signore, quindi si parla di una teofania, Cristo che si è manifestato in un tempo precedente alla sua incarnazione. Era con questi due angeli e hanno mangiato e hanno bevuto. No, e non c'è scritto che mentre mangiavano tutto quello che mangiavano gli è caduto per terra perché erano, erano corpi spirituali, quindi non potevano contenere i cibi. In qualche modo, noi non sappiamo come, e non ho nessuna spiegazione da dare, non sono neanche tenuto a farlo. Dio solo sa come è possibile che questi esseri possano assumere dei corpi umani e possono fare esattamente le cose che fanno i i, eh, gli uomini con dei corpi umani: eh, quindi mangiare, bere. E eh, vediamo, abbiamo visto perlomeno in Genesi 6, e quello che dice poi anche il libro apocrifo di Eno, che. Questi angeli evidentemente con questi corpi umani che hanno assunto, potevano o possono uh, avere rapporti sessuali con, con le donne e generare dei figli addirittura. Abbiamo un altro brano nella lettera agli ebrei, molto significativo, dove dice: Ebrei 13:2 non dimenticate l'ospitalità, perché alcuni praticandola senza saperlo hanno ospitato angeli, hanno ospitato degli angeli senza accorgersene. A quel tempo, come è successo anche oggi, come succede anche oggi, io ho diverse esperienze da raccontare in quel senso, le persone possono, i credenti possono ospitare degli angeli. Sembrano persone di carne ed ossa, li puoi toccare, mangiano, bevono, ma sono degli angeli. Quindi come potevano assumere dei corpi allora, possono assumerli anche oggi così come li assumevano al tempo del, del, dello scrittore della lettera agli ebrei, che non si sa se era Paolo, Timoteo, Barnaba o chi. Quindi possono assumere corpi maschili, eh, tutti eh, gli angeli che legge, di cui leggiamo nella scrittura sono esseri con dei nomi maschili, quindi non sta scritto da nessuna parte che sono assessuati, c'è scritto che sono dei maschi invece, perciò... Questo, se tanto mi dà tanto, insomma voglio dire, se hanno avuto accoppiamenti con donne perché essendo maschi potevano accoppiarsi eh, a donne, anche se, ripeto, non era la volontà di Dio. Allora, questi esseri hanno abbandonato la loro dimora celeste. Hanno abbandonato. Quindi si tratta di una categoria diversa di angeli rispetto agli angeli che sono decaduti, che, sono, eh, che si sono ribellati con Lucifero. Ecco perché gli uni ribelli sono nelle regioni celesti e agiscono anche sulla terra insieme ai demoni eh, e questi sono liberi. E poi ci sono questi angeli che invece sono già prigionieri. Gli angeli, i padri di questi giganti, cioè quelli che hanno dato vita a questa razza ibrida non voluta da Dio, questi esseri mostruosi, ehm, sono stati puniti già adesso, cioè sono già in catene di tenebre. Catene in attesa del giudizio finale, ehm, allora sentite la possibilità, mh, ehm, la possibilità scusate, no, volevo dire un'altra cosa. Ehm, nella scrittura troviamo un altro altri versetti che potrebbero essere collegati a quello di cui stiamo parlando. C'è scritto in 1 Pietro 3, 18, 20: Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte quanto la carne, ma reso vivente quanto lo spirito. E in esso, cioè in spirito, andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in carcere, che una volta furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava il tempo di Noè, mentre si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè otto, furono salvate attraverso l'acqua. Ma quali spiriti Gesù è andato a predicare dopo la sua morte? Gesù andò in ispirito, mentre il suo corpo era nella tomba, andò in ispirito a predicare a degli spiriti che si trovavano in carcere. Allora dico, non è che questo brano ci sta dicendo e sta confermando quello che è già scritto da Pietro e da Giuda? Cioè Gesù è andato ad annunciare, a parlare a questi spiriti, a questi angeli? che volevano probabilmente corrompere il seme umano e inquinarlo con eh, questo seme nuovo, no? determinato da angeli e da, e da donne, quindi creando questi esseri mostruosi, ma che volevano creare un, un ostacolo alla venuta del Messia. Ed è possibile che il Messia sia andato da loro e dirgli, ecco, io sono quello che era stato profetizzato, eh, nel, di, quest, di cui si parla nella Genesi, che avrebbe schiacciato la testa del serpente, io sono qui, voi avete cercato di inquinare il seme, ma io sono qui e voi eh, siete prigionieri e il giudizio per voi ormai è stato de decretato, quindi eh, andate incontro alla vostra, al vostro destino, non siete riusciti a, a compiere la vostra operazione. Forse questa è una speculazione, non andiamo oltre, però qui è scritto che andò a predicare agli spiriti trattenuti in carcere e di sicuro Gesù non è andato. Per offrire una seconda possibilità agli uomini che erano morti e i cui spiriti erano in attesa della risurrezione, non gli ha dato un'altra opportunità per, diciamo, per essere salvati dopo la morte. La Bibbia non parla di queste possibilità. O sei salvato mentre vivi, mentre hai la possibilità di convertirti, dopo la morte non c'è una seconda possibilità di salvezza. Comunque i demoni. Sono gli spiriti dei Nefilim. Enoch 10, 11, 16 dice che questi, ehm, eh, questi angeli, dice, allora li porteranno nell'inferno di fuoco, saranno chiusi per l'eternità in tormenti e in carcere e quando Semeazza brucerà, si estinguerà, da allora insieme con loro, ehm, Essi sa eh, saranno legati fino alla fine delle generazioni. Ecco, questo è il brano di Enoch che Giuda e Pietro hanno... Estrapolato e hanno inserito nella loro lettera. Ehm, C'è scritto in, in Enoch 12, 3, versetto 6 dice che hanno commesso una grande corruzione sulla terra per i, e per i quali non vi sarà pace sulla terra né remissione del peccato. Non vi sarà per loro né perdono né pace. E poi in un altro brano sempre di Enoch, eh, capitolo 15, versetto 1 e 12, tra l'altro il libro di Enoch, se qualcuno interessa, può scaricarlo direttamente da internet. Nelle varie versioni, anche magari migliore di quella che, che ho usato io, e, in questo brano, eh, per esempio, in eh, Eno 15 dice: Perché avete lasciato il cielo eccelso, quindi è Dio che parla a questi angeli, e santo in eterno, e vi siete coricati con le figlie degli uomini, e avete commesso impurità, vi siete prese mogli, avete agito come i figli della terra e avete generato i giganti. No? E per davvero esseri spirituali, santi e viventi, la vita eterna avete commesso impurità sulle donne, avete fatto generare col sangue della carne, le avete amate col sangue degli uomini e avete fatto come fanno loro, ehm, che sono sangue e carne, che sono mortali e distruttibili. E poi dice, ma voi prima eravate spirituali, viventi, la vita eterna che non muore mai. E perciò io non avevo fatto per voi le donne, perché gli esseri spirituali in verità hanno la loro sede nel cielo e ora i giganti che sono nati dal corpo e dalla carne saranno chiamati sulla terra spiriti maligni e la terra sarà la loro dimora. Spiriti maligni sono usciti dalla loro carne perché sono stati fatti dagli uomini, ma dai santi angeli vigilanti vengono la loro origine e il loro primo fondamento. Essi saranno spiriti maligni sulla terra e spiriti maligni saranno chiamati e dalla loro carne sono usciti spiriti maligni perché erano stati creati dall'alto. Gli spiriti celesti hanno in cielo la loro sede, quelli terreni nati sulla terra l'hanno in terra. E gli spiriti dei giganti, dei nefilim, che opprimono, distruggono, irrompono, combattono, portano sulla terra la distruzione e il lutto, non mangiano alcun cibo, non soffrono sete, non si fanno conoscere, questi spiriti si rivolteranno contro i figli degli uomini e contro le donne perché sono usciti da essi. Allora... Avete capito? Questo è quello che dice il libro di Enoch. Dice Dio ha punito questi angeli che sono legati già in catene eterne, questi padri dei giganti, perché questi loro sono i padri dei giganti, perché da loro, dall'accoppiamento con le donne, sono, è uscita questa razza mostruosa, ibrida, che ha contaminato la razza umana ed è rimasta sulla Terra per diverso tempo. Allora, perché? È importante questo libro di Enoch. Allora, in se stesso il libro di Enoch non è considerato parola di Dio essendo fuori dal canone biblico. Ma quello che è importante è che due apostoli del calibro di eh, Pietro in modo particolare e di Giuda, un altro dei discepoli degli Eli Apostoli, hanno considerato importante inserire nella loro lettera, che per noi è la parola di Dio, tra l'altro. Questi elementi, cioè ci hanno detto, guardate che è successo questo, ci sono angeli che sono imprigionati in catene eterne, no? perché hanno preso questi due versetti dal libro di Enoch e hanno dato autorità, tra l'altro, in, in maniera indiretta al libro di Enoch. Perché? Perché nella Chiesa primitiva ci credevano. Il libro di Enoch era un libro molto letto ed era, molto, ed era creduto vero. Tant'è vero che due apostoli hanno inserito addirittura dei versetti del libro di Enoch. Eh, il, eh, Giuda addirittura cita due versetti in 24 versetti della sua lettera, dove cita quello che vi ho citato poco fa, e cita un altro versetto dove dice che il, il Signore tornerà con le sue sante miriadi. Quindi vuol dire che per la Chiesa primitiva questo testo era molto importante. E pensate, questo testo è stato molto importante anche dopo gli Apostoli. Sapete perché? Perché il libro di Enoch era nel canone biblico, cioè quello della Chiesa primitiva, quando si è costituito il canone primitivo. Il, il libro di Enoch era nel canone biblico, quindi considerato libro ispirato, fino al 352 d.C quando probabilmente poi al concilio di Laodicea è stato eliminato. Ma per 350 anni nelle chiese veniva letto esattamente come veniva letto il, il Vangelo di Giovanni, gli Atti degli Apostoli, oppure il, il Levitico, oppure Isaia, Geremia. Era considerato un libro di un profeta, il settimo da Adamo, dopo Adamo, il quale aveva scritto queste cose. Quindi eh, il fatto che Giuda e Pietro eh, hanno inserito nella, nella nostra Bibbia, nel nostro canone biblico, quello che per noi è parola di Dio. Questi versetti danno autorità al contenuto del libro di Enoch. E ripeto: il contenuto del libro di Enoch è solo questo: parlano di questi santi veglianti, cioè questi angeli, che si sono accoppiati con le figlie degli uomini. Quindi, e poi il destino, il loro, si parla del loro destino, e il fatto che hanno dato origine ai demoni. Quindi la Chiesa primitiva in Toto era favorevole a questa lettura, a questa interpretazione, cioè credevano che i demoni erano i figli, diciamo, dei, ehm, eh, dei, degli angeli e delle donne che si erano accoppiati, che avevano dato origine ai giganti. Quindi i demoni sarebbero gli spiriti dei giganti, di questi esseri che Dio non aveva creato e che quindi per loro, dopo la morte, non c'era un destino di risurrezione. Quindi sono esseri che avevano un corpo, e che ora ne cercano uno perché hanno abitato un corpo precedentemente, quindi ne desiderano un altro, desiderano abitare dentro corpi perché non ne avranno più per l'eternità, perché saranno, eh, diciamo, eh, non saranno considerati degni di risurrezione, non ci sarà la risurrezione dei giganti, okay? quindi questi spiriti vagano e sono al servizio di Satana. Il cardinale eh, Gianfranco Ravasi, che era un biblista prima di essere cardinale, Scrive questa cosa interessante, quindi anche la Chiesa Cattolica supporta questo tipo di lettura. Dice, in un commento alla Genesi, dice, fra tutte le interpretazioni esegeticamente la migliore e eh, la più comune alla mentalità degli antichi è quella che ammette un matrimonio di esseri superiori con le donne, cioè sta parlando degli angeli che si sono uniti a donne. Lui parla di un matrimonio ma in realtà... Non era quello realmente un matrimonio, era un'unione sessuale, prettamente sessuale, tra questi esseri e eh, le creature e le figlie degli uomini. La Chiesa primitiva, Giustino Martire, per esempio, nella seconda apologia, ed è importante questo, è importante che troviamo questi riferimenti, perché questi, questa è la Chiesa post apostolica, quindi dopo la venuta degli Apostoli, dopo la morte degli Apostoli, dice. Ma gli angeli, trasgredendo questo ordine, si diedero ad accoppiamenti con donne e generarono figli, che sono i cosiddetti demoni. Inoltre, da allora, si asservirono il genere umano, ora con scritture magiche, ora con terrori e supplizi inflitti, ora con l'istituzione di sacrifici e di profumi, di libagioni di cui hanno bisogno dopo che hanno ceduto alla passione dei sensi. E tra gli uomini hanno disseminato omicidi, sfrenatezze ogni genere di male, di cui poeti e mitologi... Non sapendo che sono gli angeli e i, loro, e i demoni nati da loro a compiere contro uomini e donne, e città e popoli le iniquità che raccontavano e le, le riferivano a Dio stesso e a quelli che secondo loro sono i figli nati dal suo seme, e ai loro cosiddetti suoi fratelli: Poseidone, Nettuno, Plutone, e parimenti ai loro figli. E chiamarono ciascuno col, lo, col nome che ogni angelo aveva imposto a sé e ai suoi figli. Giustino martire ci sta dicendo questo. Dite, sta facendo questo collegamento. Dice, eh, sappiate che intanto le cose sono avvenute così, cioè eh, sostiene quello che eh, la Chiesa primitiva credeva e sostiene il Libro di Eno che dice esattamente le stesse cose. Dice, queste cose sono verità. E poi collega quello che lui insegna riguardo agli angeli e ai demoni con la mitologia dell'Olimpo, la mitologia greca dell'Olimpo. E dice che questi angeli... Hanno dato i loro nomi ai loro figli, cioè i giganti, e hanno i loro nomi che erano Poseidone, Nettuno, Plutone, cioè tutti i nomi delle divinità greche, quelli che noi conosciamo come divinità greche, in realtà, secondo quello che era la, la lettura di, di Giustino, non erano altro che eh, questi angeli decaduti che poi hanno dato dei nomi ai loro figli, ai loro a quei giganti che sono nati dal loro rapporto con le donne. Atenagora nel 177 d.C. classifica eh, tre specie di spiriti malvagi, gli angeli, il diavolo, gli angeli corrotti e i giganti generati dall'unione degli angeli con le donne. Dice, essi, eh sì, angeli decaduti vivono nell'aria e sulla terra. Le anime dei giganti che erano attorno al mondo sono dei demoni, sono questi. Ad eccitare le tempeste, i demoni si attaccano al sangue delle vittime e lo leccano. Gli dei furono uomini e ora agiscono per mezzo di stat delle statue. I demoni adoperano degli artifici per far credere che essi operano guarigioni. Anche Clemente Alessandrino, Ireneo, Barnaba, Taziano, Tertulliano, Clemente di Alessandria, Ippolito, Cipriano citano queste cose. E si parla di credenti che sono vissuti fino intorno al 300 e 50 d.C. Quindi la Chiesa primitiva in toto, in blocco, credeva a queste cose. Flavio Giuseppe, storico ebraico, dal, nel 93-94, scrive eh, riguardo agli angeli e ai giganti, eh, dice, essi si inimicarono Dio perché molti angeli di Dio si unirono con donne e generarono figli. Cioè nella cultura ebraica, questo è tratto dalle antichità, no? uno, uno degli scritti di Flavio Giuseppe. Nella cultura ebraica era normale credere che era successo questo. Per loro era una verità biblica. Poi dice ancora Flavio Giuseppe, parlando della, della conquista di Hebron da parte di Giosuè, dice c'era allora la razza dei giganti che avevano corpi così grandi e una fisionomia così diversa dagli altri uomini, che provocavano il grande stupore alla vista. Eh, grande stupore alla vista e terrore all'udirli. Le ossa di questi uomini sono ancora visibili ai giorni nostri, eh, diversamente da quanto dicono altre persone. Lo scrive sempre nel suo libro Antichità. Allora, eh, nel libro dei Giubilei, un altro, un altro testo ebraico, si dicono le stesse cose. Addirittura viene citato Enoch, da cui si riprende questo episodio. Dell'accoppiamento tra angeli, eh, degli angeli di Dio decaduti con eh, le figlie degli uomini. Ma poi troviamo, che cosa? troviamo delle conferme ulteriori conferme bibliche della presenza dei giganti sulla terra. Non c'è solo Genesi 6, ma nella scrittura, nei libri di Deuteronomio, nei libri di eh, Genesi, di, scusate, eh, sì, anche in Genesi Giosuè. Eh, Deuteronomio e altri, e altri libri, poi troviamo anche in Samuele, troviamo la presenza di questi, di questi giganti che vengono chiamati Rephaim, Anakim o Anakiti, gli Emim, no? eh, dice quando, quando gli ebrei entrarono nella terra promessa, mandarono gli esploratori, questi eh, ritornarono e dieci di questi dice no, no, no non possiamo entrare. Non possiamo entrare in questa terra, eh, questa terra ci divora. Noi ci siamo trovati di fronte ai, agli Anakim, cioè ai giganti, di fronte ai quali ci siamo sentiti come delle locuste. Quindi la terra di Canaan a quei tempi era infestata dai giganti, così come fu la terra prima del, del diluvio: dice c'erano giganti prima del diluvio, ma anche dopo. Quindi, evidentemente, ci sono state discese di questi angeli, differenti discese. E questi esseri hanno popolato la terra, ma erano esseri enormi, dice: Noi siamo come delle cavallette, questi ci distruggeranno. Rispetto a loro, siamo veramente il nulla: siamo cavallette. Loro sono esseri altissimi e abitano città fortificate fino al cielo, città enormi. Quindi, sappiamo della presenza dei giganti e sappiamo del, di uno degli ultimi giganti che furono uccisi, Goliath di Gat, ucciso da Re Davide, questo essere era alto sei cubiti e un palmo, cioè circa 3 metri, era ancora uno di quelli più piccoli. Poi i suoi soldati, i soldati di, eh, di Davide, 2 Samuele 21, 15, 22, 2 Cronache 20, 4, 8, ci parlano di altri giganti che furono uccisi al tempo di Davide, si parla quindi di mille anni circa prima di Cristo, all'incirca. Eh, altri libri parlano di questo, ma ci sono poi delle tracce. Delle tracce nella mitologia greca, nella mitologia delle varie civiltà. Per esempio, ci sono. Eh, ho già citato un po' la mitologia greca, ma c'è qualcosa da aggiungere. Per esempio, nella mitologia greca, eh, i, i giganti o i ciclopi sono per esempio Alcione, Tifeo, Efialte, Urito, Pallante, e, e poi si parla di Polifemo, il famoso Polifemo, il gigante. no? Che voglio ricordarvi che nella mitologia di tutte, i nuclei mitologici di tutte le civiltà sulla Terra, secondo gli studiosi, c'è sempre un nucleo di realtà. Quindi non è che sono di sana pianta inventati, ma c'era una, una, una base reale da cui hanno costruito queste leggende. È interessante eh, nella mitologia greca che i giganti e i ciclopi sarebbero i figli di Urano, cioè il cielo primo padrone del mondo e la figlia e, e la Egea, cioè la terra. Figli del cielo e figli della terra. È interessante questo parallelo con i figli di Dio, cioè questi angeli che sono decaduti, che si sono accoppiate con degli uomini, delle figlie degli uomini, quindi il cielo e la terra si sono uniti, hanno dato vita a questa razza ibrida dei giganti. Poi interessante eh, ci sarebbero ancora un sacco di cose da dire, ma i ritrovamenti mh, reali che ci sono stati sono molto interessanti, ritrovamenti archeologici, non stiamo parlando di, di cose astratte. Nella città di Tiahuanaco in Bolivia, a 4.000 metri, hanno, eh, ci sono delle, delle fortificazioni, delle mura enormi. E addirittura ci sono dei gradini alti 80 cm, ogni gradino 80 cm, Chiaramente, non erano degli uomini che salivano quei gradini, dovevano essere degli esseri molto più grandi. Hanno trovato delle, delle mazze, hanno trovato delle punte di lancia. Ecco, possiamo mandare qualche immagine, magari, eh, per, per descrivere quello che sto dicendo. Ecco, le immagini delle lance, delle punte delle, delle lance. Ecco, questi sono. Delle, delle ossa che sono state ritrovate di esseri alti 5 metri eh, e anche più ecco questa è l'immagine eh, sicuramente di, un, di uno che conoscete, è un po' schiacciata purtroppo non è perfetta ma e questa è tratta dalla copertina di un numero di voyager e quello che vedete sotto è il signor Giacobbo e lui si trova, eh, eh, questa è una, è una copertina del 2005, se non sbaglio, dell'aprile 2005 di Voyager che ho conservato. Eh, praticamente, lui, che è alto due metri, si trova di fianco a, un, a uno scheletro ricostruito sulla base di alcune ossa che sono state ritrovate, alcune, quindi non sono tutte ossa vere quelle che vedete, ma è la ricostruzione di uno scheletro basato su alcune ossa. quindi calcolandone eh, l'altezza sono arrivati a, a 7,40 m, quindi hanno, fatto, hanno ricostruito le ossa sulla base <ride> di quelle ritrovate e hanno ricostruito un essere di 7,20 eh, m o e 40, adesso non mi ricordo, forse 40, ehm, e l'hanno ritrovato in Ecuador. Quindi come vedete l'archeologia <ride> ci aiuta e conferma esattamente quello che la Bibbia insegna. Ci sono ritrovamenti per esempio nella nostra bella Sardegna, un'isola che amo eh, particolarmente, ehm, poi ci sono ritrovamenti, non posso qui citare, ce ne sono centinaia, ecco quelli che sono interessati possono per esempio se vogliono eh, acquistare questi libri, io li presento e nel primo di questi libri si parla appunto dei giganti e si parla di tutto quello che non posso dire adesso perché impiegheremo diverse ore. Quindi tutto quello che sto insegnando è contenuto in questi tre libri, un insegnamento completo, credo, abbastanza completo su tutto quello che dovremmo sapere riguardo le, alle realtà spirituali che sono collegate strettamente con le realtà terrestri. Quindi ehm, abbiamo anche altre immagini, se non ricordo male, quella delle, delle punte di lancia, ecco, questo è un dito eh, pietrificato, fossilizzato, che hanno trovato in, in Egitto e che un, un giornalista è riuscito a recuperare, eh, quindi questo dito sembra normale, ma in realtà è un dito di 40 centimetri, <ride> ok? Quindi eh, ecco, questo è un altro scheletro. Ora su internet girano molti, eh, molti fake, cioè molti falsi eh, di, di giganti, quindi... Eh, ci sono anche immagini che non sono vere, addirittura fanno i concorsi per fare il miglior fake <ride> di, eh, di giganti. Eh, e quindi ci sono comunque alcuni elementi veri. Questo è per farvi capire la, le dimensioni della mandibola di un gigante rispetto alla mandibola di un essere umano normale. Se ci sono altre immagini, eh, non ricordo più se vuoi mandare anche quelle, oltre a quella della mandibola, no. Fai girare ancora, magari quell'altra del. ecco, queste sono, quelle, sono le pietre. Guardate le dimensioni. C'è la mano che ci serve a capire quanto dovevano essere grandi queste, queste punte di lancia. Guardate la prima più, eh, più vicina, diciamo, a voi rispetto alla mano. Quindi chiaramente. Eh, queste, queste punte di lancia non potevano appartenere a, a uomini, sono troppo grandi, troppo pesanti per essere tenute da un essere umano che doveva lanciare, scagliare una, una lancia legata a questa, a questa pietra ehm, acuminata che doveva appunto colpire qualche bersaglio. Quindi in Sardegna hanno trovato e stanno trovando resti di. Ehm, di esseri eh, enormemente più grandi degli uomini, hanno trovato dei, delle costole, per esempio, una costola ha, diciamo, è come, ecco, dello spessore di un dito, ecco, se immaginate una costola, pensate a un dito, hanno trovato delle costole di esseri che non erano animali, dello spessore di tre dita, e ci sono dei contadini che hanno scoperto nei loro campi degli interi... Ehm, Scheletri di giganti, ma li hanno immediatamente ricoperti perché se no sarebbero stati espropriati dagli da archeologi ufficiali, del, dal governo. Quindi, quindi, non avrebbero più potuto lavorare la loro terra. E quindi, so che hanno coperto la loro terra in questo modo, eh, hanno coperto diciamo, queste tombe che avevano rinvenuto. Quindi, ci sono segni in tutto il mondo eh, di queste ossa di giganti. Io vi ho solo citato pochissimi esempi, ma ce ne sono tantissimi. Potete trovarne anche su internet, e in vari siti. Ok, questo è quello che eh, riguarda l'origine dei demoni. Poi potete anche scegliere una di queste tre, se non vi aggrada l'ultima che vi ho, vi ho spiegato, alla quale io invece credo fermamente. La cosa più importante di tutto ciò che abbiamo detto, che ho detto, è che capiate che i demoni non sono. Buoni come pensavano i greci, i demoni per loro erano un po' buoni, gli agatodemoni, e poi erano anche un po' cattivi, i cacodemoni. I demoni sono esseri totalmente malvagi, eh, totalmente cattivi, e quindi non possiamo fare compromessi con loro. Devono essere assolutamente scacciati se sono entrati, se li abbiamo fatti entrare inconsapevolmente nella nostra vita con i nostri peccati. Ora. Il prossimo eh, programma sarà un programma dove andremo ad, ad analizzare il carattere dei demoni e poi seguiteci anche nelle serate perché questa sera parlerò anche del, eh, di come entrano i demoni nelle persone, de, attraverso quali peccati e eh, come appunto le cause della demonizzazione delle persone e poi parleremo anche della, di come poter essere liberati da questi esseri. Che il Signore continui a benedirvi e a benedirci tutti, che la potenza dello Spirito Santo, l'amore del nostro Dio, la grazia del nostro Signore Gesù Cristo siano sulle vostre vite e sulle vostre famiglie. A presto.